Dunque, risposta da squadra di rango nel pomeriggio più delicato, a prescindere dall'avversario. La classica vittoria sporca, fondamentale per ritrovare morale e autostima. De Sogus super, assist e gol capolavoro. Avvio dirompente, aggressività, copertura degli spazi, personalità. Come d'incanto è sembrato di rivedere il Pescara di qualche settimana fa, almeno nei primi 10 minuti. Poi la squadra ha scelto di abbassarsi per ripartire negli spazi. Il Monopoli ha preso un po' di campo, senza peraltro creare granché. Gli unici rischi sono stati frustrati dall'ottimo Boben, che nel primo tempo ha giganteggiato. Poi, con grande cinismo, il gol del raddoppio. Un'autentica meraviglia. In calcio la firma di Jacopo De Sogus. Sul lancio di Aloy, un controllo dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Doppio passo su De Santis e diagonale di rara precisione. Per il 2002 di proprietà del Cagliari si tratta del primo gol tra i professionisti. De Sogus è stato il vero fattore, ha ispirato la rete del vantaggio di Vergani e inventato un gol di altissimo lignaggio. Nella ripresa gara maschia, su un campo infido, refrattario alle giocate di Fino, il Monopoli ha provato ad invertire la rotta con i cambi, ma senza costrutto. A 3 minuti dall'epilogo, la solita rete evitabile, che ha reso un po' incerto il finale, nel quale però i biancazzurri hanno controllato gli attacchi confusi dei padroni di casa. Cavillare sul gioco non ha senso. Ai biancazzurri si chiedeva infatti di cambiare lo stato delle cose, fondamentale per questo tornare al successo. Tutto il resto oggi conta poco o nulla.